Agrigento fino a domani in Piazza Ugo La Malfa, la carovana della seconda edizione di SAVE, acronimo di sostenibilità, azione, viaggio, esperienza. Un viaggio verso un futuro sostenibile. L'iniziativa, oggetto di un protocollo siglato con il Ministero dell'Istruzione, è rivolta agli studenti e finalizzata a rendere consapevoli sull'uso del denaro e contro lo spreco per una crescita sostenibile e diffusa. Le interviste di Andrea Rizzo Pinna. Oggi, 29 gennaio, sono stata felice di essere accolta qui nel progetto SAVE, in viaggio verso un futuro sostenibile, e qui oggi ho capito che bisogna risparmiare soprattutto, e soprattutto bisogna anche usare l'economia circolare, perché è importante per il nostro pianeta. È importante risparmiare soprattutto per il nostro pianeta, perché tutte le fonti stanno finendo, e se non vogliamo ritrovarci tra 30 anni con il pianeta tutto pieno di fumo e immondizia, bisogna risparmiare soprattutto e mantenere tutto pulito. Abbiamo per prima cosa ascoltato delle storie sul risparmio e sul baratto e l'origine della moneta, e poi stiamo facendo dei laboratori e che abbiamo portato degli oggetti che apparentemente sembrano ormai inutili, ma che con colla e forbici potremmo trasformare in cose utilissime per la vita quotidiana. Nella nostra scuola noi facciamo spesso molti laboratori con materiale da riciclo, quindi per noi è stata davvero una bella esperienza venire qui per riciclare degli oggetti che già avevamo utilizzato, portandoli da casa nostra, così con colla, forbici e magari anche qualcos'altro, qualche colore, li potremo far diventare oggetti utilissimi. Secondo me è importante risparmiare perché tra 30 anni, tra 50 anni il pianeta potrebbe essere ricoperto di fumo o di tanta sporcizia, quindi è importante risparmiare perché così potremmo evitare di farlo finire così. Quindi potremmo vivere in una maniera migliore, perché ogni fine è un nuovo inizio per qualsiasi oggetto.